YouTube, questa è una puntata di giorni. Allora, l'altra volta abbiamo visto questa zona dove c'era del fumo che ci ha reso praticamente il nostro salto, potere del salto infinito. E siamo praticamente arrivati alle pendici del nostro obiettivo, in pratica, perché c'è la neve, quindi come ho visto l'altra volta dal nostro amico di bianco vestito, quella zona qua dovrebbe essere la zona prima dell'arrivo al nostro obiettivo. Vediamo un po' che là continua a uscire il nostro obiettivo. Oh, quella zona qua purtroppo i nostri poteri sono vedi, i pezzi di stoffa sono ghiacciati. Siamo noi con nostra risonanza a ridargli calore e vita. Il socio mi segue, non mi passa avanti. Oddio, il brutto signore! Ci ha seguiti fino a qua. Speriamo che non ci dia troppo fastidio. Direi che lì ci sono delle lapidi. Andiamo verso di qua. Una tormenta. Però possiamo proseguire senza problemi. Nasconditi! Se anche per proseguire dobbiamo proseguire piano piano, quando la tormenta si placa. Lo socio se la fa, se la rischia ad andare avanti. Se la rischia bene il nostro socio. È riuscito ad andare avanti a resistere alla bufera. La traffica, io mi nascondo qua. Tenta di resistere, vedete che se usciamo. Ha fatto un colpo di risonanza lì, perché? Ma nulla, la risonanza a quel punto. Socio, no, socio, resisti. Andiamo adesso. Anche la nostra sciarpa praticamente si è disattivata da questo freddo. Quindi siamo senza poteri, ovviamente. Abbiamo solo il nostro potere della risonanza per il momento. Anche qui altre lapidi, quindi significa che magari anche qui la nostra civiltà comunque in passato ha prodotto qualcosa. Cosa c'è qua? Oh, un aquilone, io non posso riesco qua a scaldarlo, ok. È felice, ma amico mio, resta lì vicino, se no tanto vale. Sentito? Quel rumore è il brutto signore. Proviamo a seguire le lapidi a sto punto. Di là c'è una scalinata e il brutto signore che sicuramente non m'ha visto. Di là c'è il salto e scarico, quindi dobbiamo farcela tutta a piedi, cioè dobbiamo fare. Il mio obiettivo è arrivare in quella specie di caverna dove posso essere comunque al riparo almeno per il momento dalla tormenta. Forza amico, so che è dura, che non è facile, che c'hai un freddo che la metà basta, sei tutto coperto di neve, che non c'hai più mezzo potere ma neanche per sbaglio, però devo cercare di arrivare lì.
problema è che anche se carichiamo il potere, alla lunga ci viene disattivato. Un po'. Questa diciamo che è una zona di ristoro. Dove con questa lampada calda i nostri talismani ci riscaldano. Però non so, sono andato su, vediamo un po'. Ah, c'è un murale. Vediamo. Sempre molto criptico. Ok, social, torniamo giù. Tanto su, no? Ok, torniamo fuori, ma mi sa che anche tornando fuori proviamo a usare la sciarpa finché possiamo. Un attimo il socio per attivare le sciarpe. Qua c'è da saltare. Ah no, aspetta. Questa stola che scaldandola ci permette di crearsi una specie di ponte. Andiamo un po' più avanti del socio, ma a lungo andare le sciarpe. Anche grazie al pit stop, ma non è che... Ah! Non è che c'ha... Sono molto più cariche di prima. Forza socio! Ce la possiamo fare. No, scusi lei, brutto signore, non è il momento, eh? E la bufia ci trascina verso questa parete di roccia. C'è poco da fare. Neanche se siamo vicini, ovviamente. Se sciarpe non riescono a caricarsi al massimo. Ah, là c'è un'altra grotta che può essere un momento di un giorno di volo, ma un momento di ristoro può essere. Due viaggiatori stremati dalla tormenta. Forza, ce la possiamo fare. Un'altra specie di caverna. Vediamo un po'. Oh, un altro pezzo del mosaico. Ci racconta delle case della montagna. Ok, questo momento di riposo è finita, dobbiamo tornare nella bufera. Via. Continuiamo a costeggiare la montagna a sto punto, vediamo se magari prima o poi troviamo qualcosa. Vi garantisco che non è assolutamente semplice muoversi qua. Ovviamente ho la leva avanti tutta, ma il personaggio fa una fatica abnorme a muoversi con questo tempaccio.
da ieri non è servito a nemmeno la cippa. Grazie al socio di velocizzare un po' la faccenda, mettendo un salto. Oh. Quasi vicino alla luce. Qua ci sono gli aquiloni, vediamo un po' se riusciamo a... Ah! La luce è brutto signore! Oppa, e oppa sta ceppa! Là! Devo provare ad arrivare là, mi sa! Non è che c'è un'altra zona tipo pit stop, no? Un'altra struttura! No, no, brutto signore, lei non ci vede! Andiamo a tagliare un po'. Dai. Brutto signore non ci ha visti. Ok. Dovremmo essere fuori dal sonaggio d'azione. E anche dalla tormenta, però qua sembra essere una zona tranquilla, sembrerebbe essere. Però purtroppo la nostra sciarpa è completamente scarica. Anche il nostro potere di risonanza non è molto forte come prima. Cioè ci stiamo piano piano spegnendo, in pratica. La sciarpa si scarica nel giro di non nulla. Allora qua se non sbaglio bisogna andare qua e utilizzare le stoffe riscaldate per salire, riscaldare le stoffe, il nostro potere, utilizzarle per scalare, è già un pochino migliore la musica, utilizzarle per scalare. Vediamo un po' qua, dall'altra parte, dai, il socio arriverà. Andiamo di qua. Andiamo avanti, vediamo un po' cosa viene fuori. Un po' dove ci porta questo stretta gola, ci porta verso una zona tranquilla, ci porta ancora in mezzo alla bufera. Anche qua c'è delle costruzioni che ricordano molto comunque la presenza di una civiltà, ci portano su questo pezzo. Ovviamente questo pezzo è un pezzo dove combattere ancora con le raffiche di vento. No, adesso no, adesso non è il momento di passare. Ora siamo praticamente alla mercé degli elementi. E comunque non possiamo accelerare o utilizzare il nostro potere di salto per velocizzarci. Il nostro socio dovrebbe averci raggiunto ormai. Dobbiamo riuscire ad arrivare qua. Una soffia pure vento. Che intanto io mi trovo tranquillo, me ne sto. Ok, andiamo avanti. Qua in questo piccolo spiazzo, via,
Vediamo, là c'è una stoffa che posso utilizzare per... della risonanza praticamente nullo. Lì non c'è niente. Ah, bello! Che è sto... sto tontentino? Wow! Ho distrutto la sciarpa! Aiuto! Che possiamo fare? Vai! Vai! Ah. Contro tutto, contro tutti! Contro gli elementi! Resisti! Bene signori, siamo in una condizione di situazione veramente malsana. Direi che la puntata ci può finire qui. Ci vediamo alla prossima puntata!